In politica si sa che ogni giorno può essere fondamentale, stravolgendo equilibri e sovvertendo lo status quo. Di certo la settimana che è appena iniziata può essere davvero cruciale per le sorti della politica locale agrigentina. Innanzitutto alla provincia, giovedì il presidente Eugenio Dorsi prenderà parte alla riunione del Consiglio per fare, dice, un esame complessivo della situazione politica amministrativa dell'ente. Lo farà alla luce delle note vicende giudiziarie che lo vedono imputato per i reati di concussione, peculato e truffa. Lo farà, dice, per esporre anche l'estraneità degli operatori dell'ente alle responsabilità che vengono ad essi contestate. Tutto questo mentre i gruppi di opposizione della provincia preparano le proprie strategie. Il PDL afferma di non volere che il Consiglio provinciale si trasformi in tribunale, ma si affronti seriamente la vicenda politica. Per Ivan Paci, capogruppo del partito di Berlusconi, Dorsi deve prendere atto del fallimento politico, dimettendosi spontaneamente senza aspettare che sia il Consiglio a sfiduciarlo. Intanto, sempre alla provincia, il PD è in stand-by. I consiglieri provinciali del Partito Democratico attendono proprio la relazione di Dorsi per decidere se entrare o meno come esponenti politici all'interno della sua giunta, ma nel PD non tutti la pensano allo stesso modo. Beh, non sono d'accordo, io non la penso così come quelli che dicono che il presidente della provincia deve venire in privato o in pubblico, in consiglio provinciale, a parlare dei suoi problemi giudiziari. Per quello c'è un tribunale, c'è una procura che fa l'inquirente, c'è anche un giudicante che deciderà. A me basta sapere, primo, il suo partito che cosa realmente vuole fare con il PD. Perché ancora oggi tutto quello che c'è stato è stato a rompere, vedi le ultime elezioni, Canicattì, Favara. E quindi mi piace sapere se il suo partito, l'MPA, in effetti con il PD vuole iniziare un percorso che crei un'alleanza solida a partire per le prossime elezioni. Settimana importante anche al comune di Agrigento. Innanzitutto il Consiglio Comunale, dopo il rinvio di giovedì scorso per l'assenza di Zambuto, si riunisce domani sempre per affrontare il bilancio di previsione e molti consiglieri d'opposizione affilano le armi. Intanto il sindaco Zambuto pensa a riempire i posti in giunta e negli scorsi giorni aveva aperto anche al PD in una visione di alleanza con il progetto del Terzo Polo. E il senatore Adragna apprezza e si dice pronto a discutere, aprendo anche alla società civile. Perché lui, pur di portare avanti un progetto che a me piace molto, ora voglio anche ricordarlo, mette in discussione la sua candidatura. Allora questo è un buon inizio, secondo me. E io sono dell'avviso che il mio partito debba tenerne conto. Io sono sempre convinto che il miglior candidato per Agrigento, e mi auguro di convincerlo, sia il dottore Luparello. Altri avranno altri candidati, ma intanto facciamo l'alleanza, facciamo i programmi, cerchiamo di renderli credibili e subito dopo scegliamo chi può portare avanti questi programmi.